La scena dico soltanto qualcosa a proposito del della scherma che ricordiamo è la federazione sportiva del CONI che ha portato all'Italia il maggior numero di medaglie alle Olimpiadi. Questo circolo è stato fondato ad Ivrea, pensate, l'11 novembre del 1968. Per cui quest'anno compie 51 anni. Ho trovato qualcuno più vecchio di me. 51 anni. Ha attivato corsi anche a Rivarolo. Poi conosceremo il maestro che ci racconterà qualcosina della scuola e ci parlerà un pochino. Adesso direi di proiettarci subito nell'esibizione dei nostri fantastici schermidori. Bene, grazie. Dunque, allora faremo una piccola esibizione con i nostri atleti più giovani, faremo due assalti alle 10 stoccate. Io cercherò di commentare in modo che anche i non addetti ai lavori riescano a capire che cosa sta succedendo. Chiaramente siamo in una situazione non stabile, cioè ci manca la pedana che normalmente accompagna i nostri assalti, però possiamo già dare un'idea di che cosa succede. Quindi in pedana Pietro e Fabio, faremo due assalti ai 10, gli altri due si preparino. Grazie. Da che età si comincia? Allora, si può iniziare a 5 anni e invece l'attività agonistica inizia a 10 anni, cioè un'attività preagonistica fatta di manifestazioni amichevoli in cui tutti i partecipanti vengono poi premiati a fine giornata. Però ecco, possono cominciare anche le persone un po' attempate. Esatto, poi abbiamo un corso adulti invece aperto a tutte le persone over 18. E devo dire che è un'attività che negli ultimi anni ha anche over molto... 18 per 2. No, anche per 3, cioè non c'è problema. Okay. Siamo a 3, superato. No, io sono scoperto che tra l'altro sono anche gli istruttori dei miei figli, posso imparare. Ma allora giochi in casa. Quando litighiamo in casa ce la vediamo con la scherma. La sauna è gratis. Sì. Dunque, avete visto, i due ragazzi hanno provato la coccia, nel senso che, rifatelo per favore per chi non ha visto, questa è l'unica parte della nostra attrezzatura che non deve suonare. Tanto per intenderci, la spada, che è quello che pratichiamo ad Ivrea, ha in cima alla lama un interruttore, un semplice interruttore che a contatto fa accendere la luce. Spero che si veda nonostante il sole. Quindi il bersaglio valido della spada è tutto il corpo dell'atleta. Il bersaglio valido è tutto il corpo dell'atleta, quindi dalla punta della maschera alla punta dei piedi il bersaglio è valido. La spada è un'arma non convenzionale, vuol dire che il primo che tocca, la prima luce che si accende è quella che fa punto. Sarebbe un po' complicato in questa sede spiegare le armi convenzionali, comunque la luce che si accende è quella che fa punto. Quindi in guardia, pronti? A noi. Alt. Si è accesa la luce verde, quindi alla mia sinistra, quindi vuol dire che il punto è stato in questo caso fatto dall'atleta alla mia sinistra. 1-0, pronti? Ah, scusate, ragazzi, vi ricordo che siamo in uno spazio ristretto, quindi vediamo di non cadere giù dal palco, ok? Benissimo, grazie. Pronti? A voi! Alt. Ecco, la stoccata non è valida perché è arrivata dopo l'alt, nel senso che gli atleti si erano quasi scontrati e quindi io ho dato l'alt. Pronti? A voi. A voi. Alt. Ancora una stoccata a sinistra, 2-0. Pronti? Alla mia sinistra, quindi alla vostra destra. Pronti? A voi. Alto. In questo caso colpo di Pietro. Colpo. Abbiamo dei problemi col microfono? Stoccata. Saltano un po'. Salta.
Stoccata. Non c'è Andrea? Sta un po'. Ah, eccolo qua, scusa. Stoccata valida. Ok. Stoccata valida di Pietro alla mia destra, quindi alla vostra sinistra. Siamo 2-1. Pietro, tra l'altro, ha il sole negli occhi. Una cosa che normalmente nelle gare che si svolgono al chiuso non succede. Dico normalmente perché invece ci sono certe palestre con i finestroni e quindi bisogna in quel caso correre ai ripari. Quindi Pietro sfavorito, semmai dopo cambiamo pedana, non è ecco, vero? Posso fare, una domanda certo. Da profano? Sì. L'elastico che... c'è l'elastico, non so se sia un elastico. No, immagino. Se c'è un filo con la molla, sì. Un filo con la molla, ecco. Che serve? Non so come si chiama, ma allora, tecnicamente non si chiama. Spieghiamo questo mostrero che è uno dei più ricchi nel mondo della scherma. Allora, la spada è elettrificata, quindi all'interno della lama passa un filo. Ok, quindi serve. Questo per... filo passa all'interno dell'atleta, si collega a questo filo. Che prima parli del microfono. Dico, non è. Ok. E a sua volta. Da sua volta dall'apparecchio. Sì. Grazie. A sua volta dall'apparecchio, cioè dal rullo che è questo. Parte un altro filo che è questo. Che si va a collegare okay, chiaro. All'apparecchiatura che segna i punti. Quindi sostanzialmente tutti i fili che vedete servono per collegare la punta della spada con l'apparecchio. Diciamo che oggi come oggi esistono anche delle tecnologie wireless che vengono utilizzate nelle gare più importanti tipo Olimpiadi, Mondiali. Noi penso che per altri 20-25 anni continueremo a usare questa tecnologia un po' più low cost. Certo. Perché... benissimo, quindi ragazzi ricordatemi siamo 2-1 per te, benissimo. Allora, pronti? A voi! Alt. Ah, benissimo, quindi Pietro pareggia due pari. Pronti? A voi, ho anche il ripetitore in tribuna. Alt, direi che Pietro si porta in vantaggio 3-2. Nonostante il sole. Non vale dire le parolacce, ti ricordo che siamo in diretta TV, quindi... Ma fortunatamente lui non ha il microfono almeno. No, però, con la mano con la mano stava dicendo una parolaccia. Il maestro sente. Pronti? A voi. Quando ci vuole, ci vuole. Ancora Pietro, 4-2. Pronti? A voi. Colpo doppio, siamo 5-3. Ecco, vedete Pietro tirando questa stoccata ha storto la lama, è una cosa che succede abbastanza di frequente, nel senso che le lame sono in generale di acciaio speciale, sono molto flessibili e per questo a volte tendono a storgersi e a rompersi. Pronti? Siamo 5-3, a noi. Alto, parata e risposta di Fabio che si porta sul 5-4. Pronti? A voi. Ancora Fabio, pareggia 5 pari. Intanto prego gli altri due moschettieri di prepararsi. Pronti? A voi. Ancora Fabio che torna in vantaggio, 6-5, assalto molto combattuto. Il talenante, cosa che nella spada è abbastanza frequente perché è l'arma comunque più tattica delle tre che fanno parte dello sport della scherma, le altre due sono sciabola e fioretto. Pronti? A noi! Alt, pareggio di Pietro, 6 pari. Quella che avete visto fare da Pietro è una flash o flecciata in italiano, frecciata, quindi è una partenza diciamo di scatto, di corsa, molto spettacolare. Pietro ricordati sempre che lì finisce il palco, grazie, che papà e mamma sennò poi mi sgridano. Pronti? A voi!
ancora Pietro, siamo quindi 7-6, ricordo che si arriva a 10 stoccate, in caso di parità sul 9 pari basta una stoccata, di lì in poi si va avanti. Pronti? A voi. Lascia scaricare l'avversario Fabio e tocca, quindi 7 pari, pronti? A voi. Colpo doppio, 8 pari. Ci si avvicina alla fine dell'incontro, come vedete l'equilibrio la fa da padrone, quindi pronti? A voi. Ancora una partenza in flash di Pietro che tocca, mette la nona stoccata, siamo 9-8. Pare che i ragazzi si siano giocati la merenda su questo assalto, quindi io lo dico. Come no? Ah, vabbè, niente, ho capito male. Pronti? A voi. Ancora Pietro si aggiudica l'assalto 10-8. Alla fine dell'assalto i nostri ragazzi fanno di nuovo il saluto e si danno la mano, ed è qualcosa che succede in tutti i livelli. Un applauso, grazie ai nostri due bravissimi atleti. Col caldo che ho io, senza la divisa, mi immagino loro con la divisa addosso. Assolutamente. È anche vero che sono un po' più giovani di me, quindi questo aiuta. Allora, soffro per loro. Mi vado a impegolare nel difficile se le chiedo la differenza tra Sciabola Fioretto. Io passerei a questo punto la parola al maestro, intanto che io aiuto gli atleti ad attaccarsi, così se non altro evito. Non volevo complicare la situazione, ma immagino che sia. Se non altro evito di dire delle stupidaggini. Ah, ok. Eccomi. C'è un cenno, perché abbiamo i tempi super contati. No, mentre però i ragazzi mentre partono, loro si attaccano, ve lo spiego. Allora, la differenza, come ha detto Ocli, è che il fioretto e la sciabola sono armi convenzionali, cioè hanno un insieme di regole. Una di queste, ad esempio, è che chi attacca per primo ha ragione. Quindi l'altro, per poter toccare, deve eludere l'attacco. Per eludere l'attacco lo può fare o evitando la stoccata dell'avversario o con una parata. Quindi questo è fioretto e sciabola. I bersagli sono diversi. Il fioretto, il bersaglio valido è solo il tronco. La sciabola, il bersaglio valido è dalla cintura in su. Invece in questo caso i nostri atleti fanno spada, non abbiamo tutti questi problemi perché non c'è convenzione, quindi vale un po' tutto, e il bersaglio valido è tutto il corpo. Tutto chiaro? Ma di chi si impara sempre qualcosa di nuovo? Assolutamente, siamo qua per imparare. Ecco, lui è riuscito in un minuto e mezzo a dire quello che io non sarei riuscito a spiegare in 3 ore, quindi abbiamo fatto bene. Un po' più vicino. Allora, vedete, provano la coccia, che non deve suonare, non suona, quindi possiamo iniziare. Un passo avanti tutti e due, ricordatevi che la piovana è corta. Pronti? A voi. Si è accesa la luce verde, quindi 1-0 per l'atleta alla mia sinistra, alla vostra destra. Pronti? A voi. Pareggio di Jacopo, siamo 1 pari. Pronti? A voi. Colpo doppio. Come abbiamo detto prima, 1 punto ciascuno, 2 pari. Pronti? A voi. Alto. Partenza in flash 3-2. Ecco, ne approfitto per un dettaglio. Una mamma prima ha portato i suoi bambini a provare. Come vedete, Mattia e Mancino, mi chiedevano se ci sono delle problematiche. Adesso in questo caso li abbiamo messi in pedana in questo senso. Di solito l'arbitro sta dall'altra parte rispetto alla mia posizione, perché deve guardarla parecchio, e normalmente si tende ad avere, quando possibile, cioè nel caso che non siano due mancini, l'atleta mancino con il bersaglio visibile all'arbitro, in modo da capire che non ci siano manovre non consentite. Bene, siamo quindi tra due, per sempre per oh
Quello che mi risponde è sempre quello che è in vantaggio, stranissimo. 3-2 per Mattia, confermi Jacopo? Pronti? A voi. Alt, un arresto ancora di Mattia, 4-2. Funziona la tua spada, Jacopo? Pronto? Ok, avrei detto doppio. Pronti? A voi. Funziona, funziona, perché infatti Jacopo accorcia, siamo 4-3. Pronti? A voi. Colpo doppio, in questo caso 5-4. Pronti? A voi. Alt. Jacopo parte in flash, ma Mattia tira l'arresto e quindi siamo 6-4. Pronti? A voi. Ancora un arresto di Mattia. 7-4. Pronti? A voi. Colpo doppio, 8-5. Si avvicina anche in questo caso alla fine dell'assalto. Però la spada è un'arma in cui le grandi rimonte sono abbastanza frequenti, proprio per quello che diceva il maestro prima, che non essendoci convenzione è possibile la stoccata anche di chi è molto sotto. Pronti? A voi. Alt, alt, alt. Nulla di fatto, gli atleti si sono incrociati, l'arbitro quando c'è l'incrocio dall'alt è possibile ancora tirare una risposta da parte di chi si è difeso, però in questo caso la risposta è andata a vuoto e quindi nulla di fatto. Pronti? A voi. La durata dell'incontro è media, quant'è? Alt. Ancora Mattia, 9-5. Allora, un assalto dura 3 minuti effettivi quando si svolge alle 5 stoccate. Nel caso di un assalto alle 10 stoccate, come nelle categorie dei più giovani, sono due tempi da 3 minuti. Nel caso degli assalti a 15 stoccate, che è quello che succede, diciamo, nella normalità, nelle competizioni degli adulti, sono tre tempi da 3 minuti, con un eventuale minuto supplementare si dovesse arrivare alla fine dei 9 minuti in parità. Riassumendo, siamo 9-5, pronti? A voi. Direi che Mattia parte in flash e chiude 10-5 l'assalto. Un applauso anche per loro due. Bravissimi. Saluto gli schermidori, facciamo ancora un applauso al circolo Mano di scherma Giuseppe Delfino, che ci ha regalato questa bellissima, interessante esibizione. Io intanto, mentre...